Sergio Divina, oggi la Lega Nord, quale proposta di legge presenta in Senato? Beh, presentiamo un testo che è largamente condiviso perché è già stato sottofirmato da colleghi PD, PDL, Scelta Civica, Gruppo Misto e non vogliamo neanche caratterizzarlo troppo come Lega Nord perché potrebbe passare come una, diciamo, ostacolato ideologicamente. E abbiamo avuto la fortuna di raffrontarci con dei grossissimi esperti, professori, scienziati, medici, cultori della materia, comunque esperti del settore che hanno raggruppato materiale, diciamo una quantità enorme, dalle sentenze dei tribunali alle analisi, studi scientifici fatti in quasi tutti i paesi del mondo. E da queste, diciamo, documentazioni, da queste ricerche emerge che il benessere psicofisico dei ragazzi e dei minori dipende dalla possibilità di passare possibilmente tempi paritetici con i due genitori. Guardando viceversa le sentenze dei tribunali italiani notiamo stranamente che i giudici pensano che palleggiare, così usano proprio i termini, palleggiare i figli da un genitore all'altro sia sconveniente e addirittura controproducente. La scienza, gli studi, le analisi dimostrano il contrario, sotto il rendimento scolastico, la salute psicofisica, l'equilibrio, minor rischio di esposizione a droghe, alcol, eccetera. Questi sono prerogative dei figli che hanno la possibilità anche dopo la separazione di passare tempi il più possibile al 50% con tutti i due genitori. Da qui la necessità, bisogna modificare le norme nostre, costringere i giudici a recepire, diciamo, quello che è il dato scientifico. Per arrivare a cosa? Mettere il ragazzo al centro, il minore al centro, l'attenzione di tutti e due i genitori, non solo dei genitori ma anche se ci sono nonni, la possibilità di vivere con le due famiglie, in modo che il figlio, pur in una separazione, possa in ogni caso sentirsi ancora una famiglia o comunque due attenzioni sulla propria persona. E da qua, insomma, tutte le modifiche, che sono poi modifiche tecniche al codice di procedura civile, sull'affidamento, sulle procedure dell'affidamento, su quello che deve fare un giudice, su un tentativo di mediazione che deve anticipare addirittura la fase, se vogliamo, giudiziale per essere più spedita questa e meno costosa per le due famiglie. Dopodiché quanto devono versare i due genitori per l'educazione, la formazione e le spese necessarie per crescere e accudire i figli devono essere gestiti da tutti e due i genitori, non più un genitore bancomat, ma due genitori che si fanno carico in base alle capacità singole, economiche, contributive e patrimoniali, e tutti e due che controllano che questi, diciamo, queste risorse vadano ad effettivo beneficio e a vantaggio del minore. Bene, con questi aggiustamenti e pensando di portare a casa questo testo, visto che non c'è contrapposizione ma è largamente condiviso, pensiamo di rendere un buon servizio ai nostri ragazzi e a tutte quelle coppie che, ahimè, il destino le porterà a vivere separatamente, ma per questo non dover perdere i contatti con i propri figli.